Un nuovo autobus a fuoco, questa volta però teatro della situazione in questione è Padova e non per l'appunto Roma, città capitale d'Italia, già diciamo così passata qualche giorno fa agli onori delle cronache, perché un autobus, vi ricordo che è andato a fuoco per l'appunto in via del Tritone e in qualche altra via di Roma. Questa volta, ripeto, a essere colpito è stato il 4, questo autobus che passa nel quartiere di Ponte di Brenta a Padova, ma per fortuna l'autista ha deciso di far scendere tutti i passeggeri. È un autista eroe, secondo la mia opinione, chiaramente. Infatti, non appena si è reso conto che qualcosa non andava nel mezzo in questione, ha fatto scendere tutti i presenti all'interno del veicolo. Si tratta di un autobus di linea urbana che, pensate, era letteralmente pieno di gente, anche perché quello che viene preso nell'orario di punta è molto affollato. Ti ringrazio e vi ringrazio per la visione e per l'ascolto del presente video. Iscrivetevi, fatemi sapere che cosa ne pensate a proposito di ciò che ho raccontato in questo video di oggi e datemi le vostre opinioni personali. Io tengo a specificare che non sono un giornalista, non voglio essere considerato un giornalista, però affermo che bisogna dire basta ad autobus che vanno a fuoco. Speriamo che ogni autobus venga messo sotto controllo, la colpa non è di nessuno, non voglio accusare nessuno, però bisogna mettersi, o meglio rimboccarsi, le maniche ed agire. Grazie, da Narratore Italia è tutto, un saluto e al prossimo video.